Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? E ciao Grullaia, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qui a gran richiesta con la top 20, ovvero le migliori carte della prossima espansione Pokémon stili di lotta. Quindi, visto che noi siamo dei combattenti veri, andiamo a vedere quale sarà il nostro stile di lotta per la prossima espansione. Come sempre non sono solo e siamo qua in compagnia del professore. Ma quale professore? Non il professor Rock, ma il professor Vince. Ciao ragazzi, dal vostro professor Vince. Anche quest'oggi sono insieme a Riccabrotz per dirvi quali sono, secondo noi, le 20 carte migliori di questa nuova espansione Pokémon stili di battaglia, Battle Styles. Scopriamolo insieme. Prima di andarvi a far vedere questa classifica, vi invito a passare sotto in descrizione, perché non solo c'è il mio Instagram, dove sono veramente un gran pezzo di manzo, non è vero, c'è anche la pagina di Lost Zone e ovviamente trovate anche il canale del prof. Partiamo dai 10 migliori Pokémon. Al decimo posto, signori, troviamo Salazzle, Pokémon di fase 1 con 90 HP, quindi niente di che. Con un soffio gastroesofageo muore all'istante, però con un'energia confonde l'avversario. Già la confusione è una condizione che ci perplessa, ci rende perplessi. Ben più interessante invece l'attacco da 2, fa 90 danni per ogni condizione speciale che affligge il Pokémon attivo dell'avversario. Se è confuso, bruciato, avvelenato, sono già 9, 18, 270 danni. Ora tocca dargliele quelle condizioni e abbiamo già diverse carte. Volendo si può mettere Trappola di Koga, che confonde e avvelena. Poi magari un'altra condizione la troviamo da mettere. Ci viene in aiuto un Weeping Bell, che ha un'abilità: quando giochi questo Pokémon dalla tua mano e lo evolvi, il Pokémon della puoi lasciare il Pokémon attivo dell'avversario bruciato e avvelenato, e quindi sono 180 danni. La confusione si può mettere la trombetta IL, anche se poi comunque confonde entrambi, però qualche maniera la troviamo. Diciamo che già così sono 180 danni con due energie, schifo non ci fa. Mettiamo conto che attualmente girano gli Zacian, volendo, o altri Pokémon di tipo acciaio, tipo un Luca e Mario, già 180, se non gli dai l'energia metallo speciale, sono già 360 e direi che bastano. Al nono posto, signori, troviamo quella scimmia pazza di Primeape, un Pokémon che a me non dispiace perché è veramente interessante. Sicuramente lo vedrete sul canale appena uscirà questa espansione. Non ha una grande vita, comunque 120 fase 1. Siamo lì un po' come il Salazzle, tipo lotta. Il primo attacco fa 20 danni e scarta una carta stadio in gioco. Vabbè, bypassabile a bestia. Mentre il secondo attacco con due energie lotta fa 50 danni per ogni Pokémon in panchina mio che abbia dei segnalini danno. Quindi, come lo possiamo giocare? Possiamo metterci gli Spiritomb, ci possiamo giocare anche il Donphan. Donphan praticamente faceva 120 e mi sembra metteva 20 danni a tutti dietro. Quindi faccio un attacco di Donphan che comunque fa 120. Mi danneggio tutta la panca, switcho Donphan in qualche maniera e Primeape maxato fa 5 per 5, che sono i Pokémon della panchina, quindi 250. Volendo ci si può mettere anche la stadio, il dojo, quindi per fare 10 danni in più oppure 40 danni in più se siamo sotto di premi, e quindi comunque si arriva a 290, che è il top. Inoltre il prossimo meta sicuramente sarà un meta con la debolezza da lotta a favore e quindi tanta roba. Ci si può mettere anche la Karate Belt, quindi andando sotto possiamo attaccare con una sola energia e fare uno sfracinio di danni. Possiamo giocarci Jinx,
così da spostare i danni e averli su tutti. Il mazzo secondo me è poliedrico e ci si può divertire. Ovviamente sotto nei commenti fatemi sapere un po' un vostro parere. Alla settima posizione troviamo Victini VMAX. Dopo averci fatto gustare il Victini V, che mi sembra faceva 30 per ogni energia su entrambi i Pokémon, questo invece è un pochino diverso. Con un'energia andiamo ad attaccare 3 energie fuoco dagli scarti a un Pokémon che voglio io, quindi comunque ci può stare. Mentre l'attacco più succoso, più corposo, più devastante lo facciamo con solamente 2 energie. Fa 100 danni. Però se il Pokémon attivo del mio avversario è un Pokémon V, questo attacco fa 120 danni in più. Quindi 100 più 120, 240. Diciamo che in questo meta si gioca prevalentemente V e VMAX, quindi direi che un attacco in quella maniera ci capita a pennello. Altro Pokémon che veramente mi piace. La posizione numero 7, Corviknight, il corvo d'acciaio. La versione VMAX ha 320 punti vita e ha un'abilità incredibile. Previeni tutti gli effetti delle abilità del tuo avversario inflitti a questo Pokémon. Quindi magari, non lo so, ci cala Zigzagoon, il 10 danni non ce li mette. Lo Slowpoke ci vuole avvelenare, non ci avvelena. Quindi andiamo a preservarci il Corviknight come una palla di vetro. Inoltre c'ha un attacco che è devastante. Se noi lo facevamo prima con lo Zacian, lo possiamo fare anche con Corviknight. 3 energie, 240 danni, e questo Pokémon non può usare questo attacco durante il prossimo turno, un po' come fa Zacian, no? La cosa buona è che questo Corviknight ritira 0, quindi se io setto 2 Corviknight, 240, ritiro, 240, ritiro, 240, cioè è veramente rotto. Zacian per essere ritirato ha bisogno di switch, Mallow e Lana, avicoltore, qui ritira 0, quindi abbiamo un vantaggio incredibile. Inoltre entra in combo con ben 2 Pokémon, ovvero entra in combo con 2 carte. Bronzong, che praticamente ci permette di spostare un'energia metallo da un Pokémon a un altro, insomma. E poi abbiamo Cheryl. Cheryl cura tutti i danni da ciascuno dei tuoi Pokémon evoluzione, quindi scarta tutta l'energia assegnata a questo Pokémon. Cosa succede? Io con Bronzong le levo, con Cheryl curo tutto, e poi ragazzi riattacchiamo. Semplice, semplice e devastante. Alla posizione numero 6 invece abbiamo Kriketun. Kriketun V, Pokémon veramente carino, tipo base. Ha un'abilità che ricorda molto Oranguru. Una volta sola durante il tuo turno puoi pescare carte finché non ne hai 3 in mano, come il vecchio Oranguru. Però se questo Pokémon è attivo ne possiamo pescare fino ad averne 4. Di ritirata a 1, quindi volendo ci si può mettere una tavola da inversione o un palloncino a seconda del mazzo che stiamo usando. Lo mettiamo davanti, peschiamo le nostre fino ad avere 4 carte, e comunque il brick a noi non è assicurato. Il suo attacco attacca con 3, ma non lo andremo mai ad usare, perché prevalentemente lo andiamo a sfruttare per la sua abilità. Però per correttezza fa 80 più, se esce testa fa altri 80. E ovviamente con la fortuna che avremo farà sempre croce. Questo secondo me sarà un bel supporto. Vediamo un po' dove verrà inserito. Fatemi sapere sotto nei commenti se c'era bisogno di una carta tipo il vecchio Oranguru, solo che ha 180 punti vita, quindi vediamo un po'. Il vecchio sicuramente è un po' meglio. Regalasi 2 premi, però sono cose che possiamo andare a rischiare, no? Il Pokémon alla posizione numero 5 è Mimikyu V. Mimikyu V è un Pokémon base con 160 punti vita e un'abilità molto carina che si attiva quando lo mettete in gioco dalla vostra mano alla panchina. Fino alla fine del turno del tuo avversario previeni tutti i danni inflitti a questo Pokémon dagli attacchi dei Pokémon avversari. Significa che l'unico modo che il vostro avversario ha per danneggiare questo Pokémon è mettere segnalini danno, ma non inflitti. Oltre a questo ha un attacco molto 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 utile secondo me in late game, che al costo di un'energia psico vi fa mettere 3 segnalini danno sul Pokémon attivo avversario per ogni carta premio che il vostro avversario ha già preso.
Ipotesi, il vostro avversario è a 5 carte premio prese, quindi gli resta solo un premio da prendere. Mimikyu mette 15 segnalini danno sul Pokémon attivo del vostro avversario, non subisce danno grazie alla propria abilità, tocca di nuovo a voi, altri 15 segnalini danno. Se il Pokémon avversario non muore, non va KO, diciamo. Bravo lui! Però mettere 30 segnalini danno con un Pokémon al costo di una sola energia, insomma, schifo non fa. Quinta posizione per lui. Posizione numero 4 per Houndoom. Houndoom è un Pokémon fase 1 con 130 punti vita. È un Pokémon single strike e ha un'abilità veramente fortissima per i Pokémon single strike. Dice, una sola volta durante il tuo turno puoi cercare nel tuo mazzo una carta energia single strike ed assegnarla ad uno dei tuoi Pokémon single strike. Dopodiché rimescola le carte del tuo mazzo. Se hai assegnato un'energia in questo modo, metti 2 segnalini danno sul Pokémon a cui hai assegnato l'energia. Ora, ripetete questa abilità per ogni Houndoom che avete in gioco, diciamo 2. 2 energie dal mazzo, 1 energia dalla mano, totale 3 energie. Tutto questo solo in un turno e potete fare danni veramente grossi, grossi, grossi. Posizione numero 4 per lui, fuori dal podio veramente per tanto così. Gradino più basso del podio per Octillery. Octillery è un fase 1, 110 punti vita, Pokémon Rapid Strike. Come per Houndoom, anche lui ha un'abilità, però per i Pokémon Rapid Strike, ovviamente. L'abilità dice, una sola volta durante il tuo turno puoi cercare nel tuo mazzo una carta Rapid Strike, una qualunque carta Rapid Strike, rivelarla e metterla nella tua mano. Dopodiché rimescola il tuo mazzo, ma purtroppo non puoi usare più di una Rapid Strike Search Ability nel tuo turno. Che dire, andare a prendersi una qualunque carta Rapid Strike, rivelarla e metterla in mano. Vuol dire poter fare quasi tutto con i Pokémon Rapid Strike, quindi terzo posto ben più che meritato. Ottimo Octillery, ottima carta, lo vedremo in tutti i mazzi Rapid Strike, fortissimo. Terza posizione per lui. Al secondo posto della classifica dei Pokémon troviamo Urshifu V e VMAX Single Strike. Andiamo a vedere insieme cosa fanno sia il V che il VMAX. Sì, ma se lo apri vince, però no, 7 ore, porca miseria. Urshifu V Single Strike dice, al costo di un'energia puoi cercare nel mazzo 2 energie lotta e assegnarle a questo Pokémon, poi ovviamente rimescolare il mazzo. Mentre al costo di 2 lotta e 1 incolore infligge 180 danni, ma non può usare questo attacco il turno successivo. È un base, ovviamente, a 220 punti vita. Il VMAX invece ha 330 punti vita, ovviamente single strike, al costo di 3 energie incolore infligge 100 danni, ma con 3 energie lotta e una incolore ne infligge 270, ok? Vi fa scartare tutte le energie assegnate a questo Pokémon, quindi ad Urshifu, ma il danno di questo attacco non è influenzato da qualunque effetto presente sul Pokémon attivo avversario. Vuol dire che i 270 bucano tutto, qualunque cosa. Se sei Decidueye, se sei Altaria, se hai detto prevengo tutto, non importa. Lui dà un pugno e buca tutto con la potenza di una divinità. Fortissimo, secondo posto, signori, secondo posto. Cima all'Olimpo, alla prima posizione c'è lui, c'è Urshifu V e VMAX Rapid Strike. Guardatelo alla posa di Kenshiro quando fa l'attacco dei 100 colpi, fortissimo, ok? 220 punti vita, Pokémon Rapid Strike, al costo di un'energia lotta infligge 30 danni e potete scambiarlo con uno dei Pokémon nella vostra panchina. Potrebbe essere una bambola, potrebbe essere un'Altaria che previene i danni dai V e dai GX avversari. Insomma, molto versatile come attacco. Mentre, secondo attacco di questo Pokémon, al costo di 2 lotta e una incolore, infligge 150 danni. Ma, se andiamo a vedere, il VMAX è 330 punti vita, ovviamente Rapid Strike. Il primo attacco, secondo me, è quello proprio più forte dei due, per l'immediatezza proprio dell'attacco. Dice,
Se questo Pokémon è stato spostato dalla panchina ad attivo in questo turno, infligge 120 danni in più. Di base ne fa 30, quindi 30 più 120, 150 danni. Ed è una cosa che con l'ausilio di Mustard, che è la nuova supporter che ci ricorda un po' Arci, potete fare addirittura nel vostro primo turno utile per attaccare, perché lo mettete in panchina grazie a Mustard, gli mettete l'energia, lo switchate, 150 danni. Ha anche un secondo attacco al costo di 2 lotta e 1 incolore. Scartate l'energia assegnata a questo Pokémon e questo attacco infligge 120 danni a 2 dei Pokémon nella panchina avversaria, ovviamente senza applicare debolezza e resistenza. Quindi vi permette di fare gli ultimi 2 premi dietro se il vostro avversario, parlando di bambola, magari vi mette attiva una bambola e quindi non fareste premi davanti, ma li fate. Oppure vi permette di aggiustare quel KO con danni che avete già inflitto, il vostro avversario si è rifugiato in panchina. Insomma, è veramente un Pokémon bellissimo, fortissimo, che mi ricorda Kenshiro, quindi impossibile non metterlo nella prima posizione. Dopo aver visto i 10 migliori Pokémon, direi che possiamo andare a vedere quali sono le 10 migliori trainer, secondo noi. Al 10° posto, Fan of Waves, il ventaglietto. Praticamente permette di prendere un'energia speciale da uno dei Pokémon del mio avversario e gliela metto non in cima, non in mano, ma proprio nel fondo del mazzo. Quindi potrebbe essere carina come carta in combo con i martelli, magari c'ha un paio, due, tre energie, fa un martello testa, gli faccio il ventaglietto, quindi quella carta gli va sotto. A differenza della regola del Team YL, dove se non la giochi subito quando lui c'ha un'energia sola è abbastanza inutile, perché la prende e gliela rimette in mano e al turno dopo la riassegna. Invece qui si sta parlando di una carta che prende sì una speciale, quindi è limitata, però gliela prendi e gliela metti in fondo al mazzo. Contando che adesso si giocheranno energie speciali in quantità industriale, questa carta potrebbe essere interessante. Al 9° posto troviamo la Single Strike Scroll. Nomi più storti non li potevano fare, però è una carta oggetto che andremo ad assegnare a un Pokémon Single Strike, e il Pokémon ovviamente Single Strike a cui è assegnata questa carta gli viene, diciamo, dato questo attacco in più. È una carta oggetto che gli assegna un attacco in più. Questo attacco con una sola energia lotta ci permette di fare 10 danni più 10 per ogni segnalino danno presente sul nostro Pokémon, sul Pokémon attaccante. Quindi se io ho un bestione da 320 con 270-280 danni, io con una sola energia faccio 10 più 270, cioè più tutti i danni che ho. Potrebbe essere interessante magari in chiusura per farci gli ultimi 3 premi. Noi comunque possiamo fare un attacco, magari se il mio Pokémon fa 150 e so che non lo butto giù nemmeno per scherzo, io che fo? Provo e tento di fare più danni con questa carta. Ovviamente devo avere l'energia necessaria per fare quell'attacco, quindi una energia lotta. Questo è il motivo per la quale l'abbiamo messo, perché con una sola energia posso fare un attacco importante. 8° posto per la Torre dell'Acqua, Tower of Water. Questa carta è interessante perché il costo di ritirata di ogni Pokémon Rapid Strike in gioco è ridotto di 2. Quindi, visto che la maggior parte dei Pokémon Rapid Strike ritira con 2 o 1, questa carta gli va ad azzerare praticamente la ritirata, così da farci entrare delle combo con ritirate varie, da risparmiarci gli switch, eccetera. Ovviamente dobbiamo ricordarci che, come possiamo ritirare noi, può ritirare anche l'avversario. Posizione numero 7 invece per la Vitality. Stavo morendo in Vitality, che battuta di merda. Allora, andremo a scegliere fino a 2 carte energia Single Strike dai nostri scarti e le rimischieremo nel mazzo. Fino ad adesso, o meglio, ai tempi dei tempori, c'era la possibilità di rimischiare dagli scarti
le energie speciali. Qui invece abbiamo la possibilità di riprenderci due energie single strike dagli scarti e rimettere nel mazzo. Secondo me tanta roba, perché se non sbaglio, se la mia mente incredibile neuronica si ricorda, i vari Urshifu eccetera, per attaccare, se non sbaglio, scartano tutte le energie. Quindi faranno sì un bordello di danni, però comunque una volta che tu hai scartato 4 energie c'è modo di riprendere, no? Quindi siamo più sicuri di fare un bel attacco, riprenderci le energie, magari fare, non so, ricerca accademica e andarsele a ritrovare. Alla posizione numero 5 della classifica delle trainer slash energie troviamo Mustard Rapid Strike. Andiamo a leggerlo insieme. Dice: puoi giocare questa carta soltanto se è l'ultima carta che ti è rimasta in mano. Metti un Pokémon Rapid Strike dalla tua pila degli scarti alla tua panchina e poi pesca 5 carte. Questo è un flashback, ok, su Arci o Maxi, insomma, che sono usciti nell'epoca di Primal Clash. Facevano entrambi la stessa cosa, uno con i Pokémon acqua, l'altro con i Pokémon lotta. Questo lo fa con i Pokémon Rapid Strike. Carinissimo, non dice Pokémon base, dice Pokémon. Quindi anche se è un'evoluzione, anche se è un fase 2, anche se è un VMAX, indifferente, purché sia un Pokémon Rapid Strike. Quinta posizione, ottima carta. Quarta posizione per 4 carte che sono 4 ristampe. Nell'ordine sono Level Ball, Condividi Esperienza, Fune di Fuga e Energy Recycler. Vediamole insieme. Level Ball è quella Pokéball che vi permette di prendere un Pokémon con 90 punti vita o meno, rivelarlo, aggiungerlo alla vostra mano e rimescolare il mazzo. Serve a dare consistenza da morire proprio in deck, in liste, in mazzi, come potrebbe essere un Mad Party per esempio, un qualunque single price attacker che abbia dei Pokémon con 90 punti vita o meno. Vi permette di cercare Pokémon base, evoluzione, tutto quello che volete, purché sia con 90 punti vita o meno. Condividi esperienza. Condividi esperienza è una carta strumento oggetto che va assegnata ad un Pokémon. Ha un effetto che dice: quando il Pokémon attivo viene messo KO da un attacco del Pokémon avversario, puoi spostare un'energia base assegnata a quel Pokémon su questo Pokémon con il casco di Condividi Esperienza. Ipotizziamo di mettere questo Expshare. Condividi Esperienza ha un Eternatus in panchina, attacchiamo con l'attivo, tocca l'avversario, mette KO l'attivo, prendiamo un'energia base, la spostiamo sul nostro Eternatus in panchina con il casco Condividi Esperienza. Dopodiché basterà assegnargli solo un'energia per permettergli di attaccare nuovamente. Quindi è una carta, secondo me, molto utile. Fune di Fuga è un'alternativa allo switch. Fa scambiare il Pokémon attivo sia a voi che al vostro avversario, ma prima a lui. Ciò significa che voi cambierete il vostro Pokémon, scambierete il vostro Pokémon attivo in correlazione, ok, a quello che ha fatto il vostro avversario. Quindi sceglierete quello che meglio calza in base allo scambio che ha fatto il vostro avversario. Energy Recycler invece è veramente fortissima come carta per rimescolarsi l'energia base. Ne rimescola 5, non fino a, ma ne rimescola proprio 5. Prendete 5 energie base degli scarti e le ributtate nel mazzo con una carta strumento. Non vi serve più usare Brock, che è una carta supporter per esempio. Quindi ho apprezzato molto queste 4 carte, non ho voluto dare una posizione ad ognuna, ma tutte insieme appassionatamente, ed è un flashback di quelli veramente belli. Entriamo nel podio con Tower of Darkness. È una carta stadio single strike che dice: una sola volta durante il proprio turno, ogni giocatore, il giocatore di turno, può scartare una carta single strike dalla propria mano per pescare 2 carte. Una carta che fa pescare è sempre forte. Una carta che vi dà un vantaggio carte è sempre forte. Quindi se avete degli Houndoom extra in mano che non potete più evolvere, o non vi serve più evolvere, o non volete più evolvere, fate altro che scartarne uno, pescare 2 carte nuove e così via.
Non serve aggiungere nient'altro, una carta stadio che sicuramente sarà presente in ogni mazzo single strike, in tutti i mazzi single strike, questa carta sarà presente e questa terza posizione se la merita davvero tutta. Ottima carta. Seconda posizione per la carta energia speciale Single Strike Energy. Andiamo a leggerla insieme. Dice: questa carta può essere assegnata solo a un Pokémon Single Strike, ovviamente. Finché questa carta è assegnata ad un Pokémon, quindi non nella vostra mano, ma solo quando è assegnata, fornisce energia, oscurità e lotta, ma solamente una alla volta. Quindi è vero che le ha entrambe, ma se il vostro attacco costa 2, non vi dà 2, vi dà 1 tra quei 2. Gli attacchi del Pokémon a cui questa carta è assegnata infliggono 20 danni in più al Pokémon attivo avversario. Se per qualunque ragione questa carta non dovesse essere assegnata a un Pokémon single strike, la scartate. Che dire? Tempo fa c'era la Strong Energy, faceva la stessa cosa, era una carta energia speciale, se era assegnata un Pokémon lotta, quel Pokémon lotta infliggeva 20 danni in più. Ci mancava, ci mancava proprio. Io mi immagino un qualunque Urshifu, Primeape, che fanno big danni grazie a queste energie speciali. Non vedo l'ora. Posizione numero 1 per questa classifica di trainer slash energie va all'energia Rapid Strike. Leggiamola. Questa carta può essere assegnata solo ed esclusivamente a un Pokémon Rapid Strike, direi ovviamente. Finché questa carta è assegnata ad un Pokémon, fornisce energia acqua ed energia lotta ben 2 alla volta, quindi è un'energia doppia che vi dà 2 acqua, 2 lotta, oppure un'acqua e una lotta. Se per qualche ragione non dovesse essere assegnata ad un Pokémon Rapid Strike, la dovete scartare. Voglio dire, è un'energia doppia, cioè vi accelera da morire, ok? E vi abbassa da morire i costi di attacco. Quindi non saprei che altro aggiungere se non mettete un Pokémon, assegnategli un'energia e attaccate anche a costo 2, per dire. Quindi carinissima, fortissima e sperando, ok, ipotizzando e sperando che questa meccanica dei Rapid Strike, Single Strike vada avanti, magari adesso nell'immediato non avete tutto questo pool di Pokémon a cui assegnarla, ok, che potranno beneficiare di questa energia, ma nel prossimo futuro qualcosa di fortissimo uscirà, acqua o lotta che sia, quindi questa carta al primo posto se la merito, se le quindi questa carta al primo posto se lo merita davvero tutto. E anche per questo set il mio compito con Ricca è finito. Io lo ringrazio per questa ennesima collaborazione, ormai siamo due fratelli di espansioni. Vi invito a seguire Lost Zone TCG su Instagram, su Facebook, su Twitch e su YouTube. Mi raccomando, mettete un like, mettete un follow, mettete una campanella e continuate a seguire Ricca, che produce un sacco di splendidi contenuti, è un ragazzo mega simpatico e mi ospita, raga, cioè ospita il prof, cioè non uno a caso, ospita il prof. Ragazzi, un saluto grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao. Detto questo, la nostra top può finire qua. Fatemi sapere magari una vostra top dei primi tre, o se ci sono delle carte che abbiamo omesso, se ci sono delle carte che vi hanno particolarmente colpito, tipo in questo caso. E nulla, scatenatevi nei commenti perché poi li voglio leggere e voglio avere un confronto con voi. Ovviamente lasciate un mi piace, facciamo esplodere questo video in una maniera incredibile. Un saluto da Ricca Broz e che Gudenzio sia con voi.